Ciao, sono Massimiliano Rosati, titolare del Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Ciao, Stefano Avellano, pastry chef. Oggi siamo a Giallo Zafferano per mostrarvi la ricetta dello struffolo. Iniziamo. Iniziamo con la farina. La andiamo a setacciare. Con una mano ci aiutiamo, creiamo una fontana e iniziamo ad aggiungere gli ingredienti. Sale, zucchero e burro. Inizio ad amalgamare lo zucchero con il burro e il sale. No, io ti consiglio di rompermi le uova. Ti rompo le uova? Sì, ma non nel senso... Io intanto gli aggiungo il bicarbonato. Andiamo con un uovo per volta, facendo sciogliere tutti i grassi e lo zucchero, il bicarbonato. Poi vado con i tuorli. Liquore all'anice. A questo punto andiamo a grattugiare il nostro limone. E anche la scorza d'arancia. Gli struffoli sono il più tradizionale dolce del Natale napoletano. Il suo nome deriva da strongulos, che è una parola greca, da quale appunto nasce struffoli. Andiamo a lavorare fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Per chi lo volesse, potrebbe aggiungere 40 g di miele all'impasto, in modo tale che alla cottura diventa più lucido. Adesso l'impasto lo mettiamo in una pellicola trasparente e lo lasciamo riposare per 30 minuti a temperatura ambiente. Riprendiamo l'impasto, lo togliamo dalla pellicola e facciamo dei piccoli tocchetti. Andiamo a formare dei piccoli filoncini, spesso un centimetro e mezzo. Poi da gusto c'è chi piace anche più grande, a te piace più grande e più piccolo. A me piace più grande. Io faccio più piccolo. E appoggiamo distanziandoli tra loro. Possiamo friggere. Un consiglio, l'olio deve essere sui 150-160 gradi. La ricetta originale degli struffoli prevede la frittura con lo strutto. Solo che le ricette poi negli anni si evolvono e adesso si usa l'olio al posto dello strutto. Anche perché lo strutto ingrassa. È che buono. Andiamo a girarle così diamo anche una forma tonda allo struffolo. Una volta raggiunta questa doratura, le andiamo a scolare. Adesso iniziamo con la guarnizione. Mettiamo a riscaldare il miele, zucchero, lo scaldiamo portandolo al primo bollore. Nel frattempo inizio a tagliarmi le scorze d'arancia candite, le facciamo a tocchettini. La ricetta di struffoli è antichissima e ha avuto negli anni tante modifiche. Quella della decorazione è l'ultima, che risale probabilmente al periodo arabo-normanno. Raggiunto il bollore, andiamo a spegnere. Limone grattugiato e arancia grattugiata. Adesso aggiungiamo i canditi, che abbiamo tagliato prima a tocchettini. Lasciamo intiepidire per circa 5-6 minuti. A questo punto mettiamo gli struffoli nel miele. Li lasciamo raffreddare, girando così di continuo, si raffreddano più velocemente. Facciamo in modo che il miele si attacchi allo struffolo. Ora verso gli struffoli nel piatto. Andiamo con i confettini colorati. Arance candite, ciliegie rosse. La squisitezza. Ma sei sicuro? Sì. Di più! La doppia squisitezza.